Che confusione! Sarà perché è dopato. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché è dopato. Questa leggendaria canzone del gruppo Ricchi e Poveri potrebbe suonare familiare a molti di voi, ma è stata la canzone cantata dai tifosi italiani al loro eroe, il leggendario Francesco Moser, quando vinse il Giro d'Italia per la prima e ultima volta alla tenera età di 33 anni. Lo fece completamente dopato, grazie alle cure di tutto il clan ferrarese, formato da Francesco Conconi, Aldo Sassi e il leggendario Michele Ferrari, che distrusse la classica erba belga, anfetamine e corticoidi, sostituita da un doping molto più sofisticato e in cui le trasfusioni di sangue erano protagoniste. Il tutto con il sostegno finanziario dei banchieri ebrei di Milano e di un'organizzazione del Giro totalmente corrotta che favorì la sua vittoria in ogni momento. Questa è la storia del Giro d'Italia del 1984, uno dei più sporchi di tutti i tempi. Iscriviti se ti piacciono questi riassunti di ciclismo e ora, senza ulteriori indugi, che lo spettacolo abbia inizio. Le immagini che stai guardando risalgono al gennaio 1984, in Messico. In questo paese dell'America centrale con così pochi legami con il ciclismo, Francesco Moser, un genio del marketing, si sta preparando con il suo clan di medici antidoping a battere il record dell'ora, detenuto dal leggendario Eddie Merckx per più di 10 anni. Moser, un superbo velocista e cronometro, da 3 anni non vinceva quasi più ai massimi livelli del ciclismo, ma ora può contare su scoperte mediche alla sua portata. Riempiendo il velodromo messicano, Moser stracciò il tempo del cannibale e stabilì un record storico con una bicicletta che all'epoca valeva milioni. Una volta tornato in Europa, il vecchio corridore del GIS Gelati conquistò niente meno che la Milano-Sanremo, sfruttando le sue superbe capacità di guida per fermare atleti del calibro di Sean Kelly ed Eric van der Aerden. Tuttavia, gli mancava il fiore all'occhiello, la corsa per cui aveva sempre lottato, e no, non era il Tour de France. Si trattava del Giro d'Italia, una gara in cui era salito sul podio in diverse occasioni con percorsi di montagna a lui poco favorevoli, ma che non aveva ancora vinto. Vincenzo Torrani, il leggendario sessantenne che organizzava la corsa come se fosse una mafia chiusa, vide il marketing che Moser generava con i suoi successi e decise di creare un percorso ancora più favorevole per lo sceriffo, che non aveva quel soprannome per caso. Questa volta, però, la sua nemesi Giuseppe Saronni, che ha perso tutti i favori medici di cui godeva in gioventù, non sarebbe stato il suo rivale. Ora ci sarebbe stato niente meno che il vincitore del Tour de France Laurent Fignon, all'apice delle sue forze, e con una Renault guidata dal leggendario Cyrille Guimard sarebbe stata una vera sfida. Come avrebbe potuto batterli? Partiamo dalle tappe. Il giro è partito nel cuore della Toscana, nella classica città di Lucca, con un prologo di 5 km intorno alle mura cittadine che circondano il centro storico della città, dell'abusatore Mario Cipollini. Come previsto, Francesco Moser ha vinto con totale autorità, come aveva fatto un mese prima nel prologo della Vuelta a España, e lo ha fatto con un netto vantaggio sui suoi rivali. In pochi chilometri è riuscito a guadagnare 12 secondi su Roberto Visentini, attuale secondo classificato del Giro, e 16 secondi su Fignon e Saronni, tra gli altri. Nonostante molti dei suoi rivali abbiano protestato a gran voce, il corridore di Gil Gelati ha utilizzato una bicicletta con manubrio da capra e ruote da record dell'ora. Lenticolare è un progresso tecnologico troppo costoso per i rivali della prima maglia rosa. Ecco cosa serve per ricevere soldi a palate dalla Ginsburg. Tanto che ha mantenuto l'uso esclusivo di queste ruote per 14 mesi nel mondo del ciclismo. Così da poter dire che il ciclismo è lo sport dei poveri. La prima tappa era ancora a Lucca, ma questa volta si trattava di una cronometro a squadre di 55 km. Torrani era solito far sì che le cronometro a squadre dei suoi giri non contassero per i tempi effettivi, ma semplicemente per un sistema di bonus. In altre parole, se la squadra vincitrice aveva un minuto di vantaggio sulla seconda classificata, non serviva a nulla, perché con questo sistema ogni squadra perdeva semplicemente 10 secondi di vantaggio sulla precedente. In altre parole, la seconda squadra classificata avrebbe perso 10 secondi rispetto alla vincitrice, la terza avrebbe perso 20 secondi rispetto alla vincitrice e 10 rispetto alla seconda, e così via. Su un percorso abbastanza pianeggiante, la squadra francese Renault, con corridori fantastici come Fignon, Marshall Guyant e Charlie Mottet, ha vinto la cronometro con 6 secondi di vantaggio sulla carriera di Visentini e 27 secondi sulla GIS, Gelati di Moser.
ma grazie al sistema di abbuoni, Fignon avrebbe ottenuto 10 e 20 secondi di vantaggio sui suoi rivali, anche se si sarebbe aggiudicato la maglia rosa con 4 secondi di vantaggio sul nostro protagonista di oggi. Nella seconda tappa, con l'arrivo in una delle città più belle d'Italia, Firenze, ci sono stati movimenti di cacciatori di tappe, come il danese Fanini, Stig Michael Pedersen, che ha rapidamente guadagnato 2 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo. Ma a 20 km dall'arrivo c'era una salita di 5 km con una pendenza del 4%, dove Pierangelo Bincoletto e il suo connazionale e campione nazionale Moreno Argentin della squadra sammontana hanno attaccato. Una mossa piuttosto pericolosa, perché all'epoca il futuro ciclista dopato della Juice Ballan era un ragazzo già conosciuto con i podi del Lombardia e della Milano Sanremo tra le altre gare prestigiose, e su un percorso senza tante difficoltà montane non avrebbe dovuto avere troppo vantaggio. Tuttavia, la squadra del velocista della Carrera Guido Bontempi ha accelerato e ha ripreso i fuggitivi a pochi chilometri dal traguardo. Sul traguardo di Firenze, il velocista svizzero Urs Freuler, baffuto classico del Giro, vinse con assoluta facilità dopo aver chiuso il suo compagno di squadra Gavazzi contro gli steccati, chiarendo che in quest'epoca di maschi alfa non esistono compagni di squadra. Erano tutti rivali. La terza tappa era molto più interessante sulla carta. Solo 110 km intorno a Bologna, ma con una tripla salita verso il classico Santuario di San Luca. La mitica salita dove Henrik Mas potrà raccontare ai suoi nipoti che un giorno Poggi cedette alle sue gambe magre e venose. Tutto si deciderà sull'ultima salita, e lì le giovani figure del gruppo apriranno il vaso delle essenze, con il portoghese Acacio da Silva che attaccherà sulle prime rampe, per essere inghiottito poco a poco dal gruppo dei favoriti. A queste distanze e a questi tempi, Moreno Argentin era assolutamente invincibile ed è saltato fuori dal gruppo a 300 metri dal traguardo, per non farsi più vedere. Con estrema facilità ha staccato di 2 secondi Fignon, di 3 secondi l'olandese Johan van der Velde e di 18 secondi Moser, che nelle salite esplosive ha dimostrato di non essere il miglior corridore del gruppo. Fignon, ovviamente, era ancora il leader. La quarta tappa è stata una giornata per il gringo Carl Maxon, che fa parte del primo gruppo di corridori americani che hanno fatto il salto in Europa in squadre mediocri come la Gianni Motta, piena di corridori esotici. Aveva più di 21 minuti di vantaggio sul gruppo, ma il livello era così basso e il doping così scarso che fu inghiottito dal gruppo a 23 km dal traguardo. Nello sprint pianeggiante di Numana, sembrava che Urs Freuler avrebbe vinto di nuovo, ma è diventato troppo sicuro di sé e ha festeggiato troppo presto alzando le braccia, cosa di cui ha approfittato il suo connazionale Stefan Mutter di Cilo per umiliarlo e vincere. Tutti pensavano già al giorno successivo, la prima tappa di montagna, davvero importante. In realtà si trattava di una tappa unica, ma non si trattava di una montagna qualsiasi, bensì del Blockhaus, la vetta i cui ultimi 15 km hanno una pendenza media superiore al 7%. Su questo percorso, che non presenta quasi nessuna montagna alta, questo era un momento chiave per poter distanziare Moser. Gli scalatori lo sapevano e, ovviamente, lo sapevano anche Conconi e Ferrari. I due scalatori più puri di quell'edizione, lo svizzero Beat Bro della Cilo e lo spagnolo Marino Leijarreta dell'Alfa Lum, attaccarono rapidamente nelle prime rampe cercando di ottenere un po' di vantaggio, ma dietro accadde quello che nessuno si aspettava. Laurent Fignon stava prendendo tutta l'aria in faccia, visto che in questo periodo dell'anno non ci sono grandi corridori gregari per le montagne, e a 4 km dalla vetta ha avuto un evidente svenimento. Moser, che non era uno scalatore ma era molto intelligente, vide il momento e fece una mossa chiave che sarebbe stata decisiva per la sua vittoria finale. Attaccò e, sebbene Argentin e Vicentini seguissero la sua ruota, non la maglia rosa, che rimase indietro chiedendosi perché non avesse un corpulento e pelato corridore danese di nome Bjarne Ad, aiutarlo in un compito del genere. Il gruppo di Moser ha raggiunto i fuggitivi nell'ultimo chilometro e, a sorpresa, è stato il corridore italiano Gil Gelati a sferrare l'attacco finale con una prova storica. Tuttavia, Argentin, che abbiamo già detto essere un corridore intelligente, ha approfittato del lavoro di Sheriff per scappare negli ultimi metri e conquistare la sua seconda vittoria di tappa. Fignon è arrivato con Van der Velde a 1 minuto e 5 secondi di distacco, perdendo la maglia rosa a favore di Moser, con 9 secondi su Argentin, 19 su Vicentini e 43 su Fignon. Il francese ha affermato che è stata tutta colpa del fatto di non aver mangiato bene. Immaginiamo che la barretta energetica non contenesse la parte necessaria di anfetamine. Il dottor Ferrari era euforico,
sapeva che il suo allievo aveva superato una delle sue più grandi difficoltà e che, per di più, aveva guadagnato tempo sui suoi rivali. Aveva 80 chilometri da percorrere contro il tempo e la difficoltà più grande in montagna si chiamava Stelvio. O veniva attaccato subito o sarebbe stato difficile portargli via la maglia rosa. Il giorno seguente c'è stato un arrivo pianeggiante a Foggia, apparentemente insignificante, ma il forte vento ha causato alcuni eventi che hanno reso la giornata davvero interessante. Il gruppo si è diviso in molti gruppi e, anche se tutti i favoriti erano in testa, l'assenza di diversi corridori gregari ha reso il finale molto emozionante. A un chilometro dall'arrivo, è stato proprio Fignon, un ragazzo con i coyones, a saltare per dimostrare che il Blockhaus era solo una giornata no. Argentine Moser sono saltati sulla sua ruota e sono rimasti alla sua ruota. Questa manovra, insieme alle sue gambe totalmente dopate, ha fatto sì che nell'accelerazione verso il traguardo riuscisse a vincere la tappa davanti a un velocista puro come lo svizzero Gilbert Glaus della Cilo. Con questa vittoria, Moser aveva 20 secondi di vantaggio sul corridore svizzero della Cilo Gilbert Glaus, perché sì, a quel tempo le vittorie avevano quell'incredibile bonus per la classifica generale. Tutto era roseo per Moser. Il settimo giorno ebbe una storia curiosa da raccontare. Dopo diverse cadute, il gruppo guidato da Moser chiese a tutti di non correre la tappa in segno di boicottaggio. Ma ha anche dimostrato che lo svizzero e baffuto Urs Freuler se ne fregava dei patti dei bambini viziati dell'organizzazione, dopo aver quasi fatto cadere il suo compagno di squadra Gavazzi nella sua prima vittoria di tappa. Non ha permesso a un altro suo compagno di squadra, Dante Morandi, di conquistare un'altra vittoria per Atala. L'attaccante da manuale era uscito dal gruppo a meno di un chilometro dall'arrivo e si stava avviando verso la vittoria, ma il suo compagno di squadra è sbucato da dietro per strappare la vittoria nonostante si fosse rifiutato di correre alla partenza. Ma Freuler ha detto che non gliene fregava niente di quello che pensavano i suoi compagni di squadra, tanto meno i suoi rivali, nonostante gli insulti e i fischi del pubblico di Marconia di Pisticci. Tuttavia, non ha osato salire sul podio, per sicurezza. Per l'ottava frazione abbiamo avuto un menù di poche montagne ma di oltre 235 km, una giornata ideale per le fughe degli uomini in cerca del trionfo parziale. E lì, diversi corridori come Bruno Leali, che sarebbe stato maglia rosa 9 anni dopo, o Marco Groppo di Dromedario, sono andati via e hanno raggiunto un vantaggio di oltre 13 minuti, che ha dato la leadership virtuale a Leali. Moser ha quindi messo al lavoro i suoi compagni di squadra che, a pochi chilometri dal traguardo, hanno raggiunto i fuggitivi. Nello sprint, Freuler si aggiudicò ancora una volta la vittoria, la terza del giro, mentre Moser dimostrò di essere al massimo del suo successo alla fine degli anni 70 e terminò al terzo posto, guadagnando altri 10 secondi di bonus. Lo svizzero è salito sul podio deridendo la folla e chiedendo di essere fischiato più forte. Un vero maschio alfa. Poco prima del giorno di riposo si è svolta una tappa molto breve di 104 km con arrivo a Cavade, Tirreni e, dopo diversi attacchi di Marino Leiarreta sulle poche salite del percorso, Moser è rimasto senza compagni di squadra negli ultimi chilometri. Corridori come lo spagnolo Faustino Ruperez dell'Azzoro Giovanni Battaglin della Carrera decisero di attaccare in cerca di vittorie e un piccolo gruppo di corridori evase dal gruppo. Nello sprint, il norvegese di Murell, Dag-Erik Pedersen, ha dimostrato di avere le gambe migliori della sua carriera e ha vinto davanti a un velocissimo Fignon, con la classica miscela di pillole datagli dal dottor Mabuse, che è arrivato come un pazzo da dietro. Questa mossa ha dato al francese un bonus di 15 secondi e ha riguadagnato un po' di vantaggio sul corridore dopato della Ferrari, che è arrivato al suo giorno preferito, il giorno di riposo. Il primo giorno del viaggio di ritorno ha portato il passo Miralago nel mezzo del percorso, 20 km con una pendenza del 5%, un percorso in cui gli spagnoli, i principali scalatori, come Eduardo Cozzas, Jesús Rodríguez Magro e Faustino Ruperez, erano alla ricerca della vittoria di tappa. Tuttavia, con loro è scappato il combattivo e grande ciclista francese Marshall Guyant, compagno di squadra di Fignon alla Renault. Sapeva esattamente quando attaccare in un giorno in cui la squadra di Cyril Le Guimard aveva fatto una buona colazione, a differenza del giorno del Blockhaus. Guyant arrivò al traguardo di Isernia in testa a un gruppo di 40 corridori guidati dal suo compagno di squadra, il giovane Charlie Mottet. Zio Guimard sapeva certamente come rianimare i suoi corridori. L'undicesimo giorno fu un altro arrivo pianeggiante, come puoi vedere, un giro senza troppe difficoltà di montagne progettato da Eper Moser. Dopo diversi attacchi senza importanza,
Atala controllò la corsa in quel mese di maggio. Urs Freuler era totalmente imbattibile, battendo in volata anche il vecchio ma eccellente velocista Roger De Vlaeminck. Lo svizzero avrebbe conquistato la sua quarta, e ora sì, ultima vittoria di tappa in questo giro, in cui si può dire che ha sbattuto in faccia i suoi rivali e ha finito per conquistare la maglia ciclamino con facilità. Il giorno seguente, un'altra giornata piatta e questa volta anche in autostrada. Nonostante ciò, lo stesso Fignon ha cercato di sorprendere, senza successo, con alcuni attacchi da lontano. Nel traguardo di Massa, Freuler non ha voluto letteralmente lottare per la vittoria, perché non voleva ulteriori antipatie in un gruppo che aveva una croce sulla testa dopo quanto accaduto a Pisticci e le sue vittorie incontrastate. Così, la vittoria è andata a uno dei suoi più grandi rivali e istigatori quel giorno, l'italiano della Bianchi, Paolo Rosola, davanti a De Vlaeminck che è rimasto ancora una volta con la voglia di vincere. Il ciclismo, che quasi sempre restituisce i favori tra mafiosi. 269 km pianeggianti con un'imboscata finale di salite ripide compongono la tredicesima tappa con arrivo a Lerici. Una di queste era la salita di Monte Marcello, 5 km e mezzo al 5% e con una discesa piuttosto complicata e pericolosa. Lì, nell'ultimo chilometro, Fignon ha attaccato di nuovo con Eddy Schepers, Johan van der Velde e Roberto Vicentini alla sua ruota, ma non c'è stata intesa tra loro. In un nuovo attacco, questa volta in discesa, Vicentini ha dimostrato la sua fama di grande discesista e, sfruttando il maltempo, è scappato alla ricerca della vittoria e anche della maglia rosa, visto che con i 20 secondi di abbuono avrebbe potuto togliere la maglia a Moser. Tuttavia, nonostante sia arrivato al traguardo come vincitore, è riuscito a guadagnare solo 19 secondi sul gruppo dei favoriti guidato da Fignon. Moser aveva ora solo 10 secondi di vantaggio su Vicentini, un altro buon cronoman, 34 secondi su Argentine e 39 secondi su Fignon. Ma per lui è stato lo stesso, con così poche difficoltà di montagna ha mantenuto facilmente la testa della corsa. La 14esima tappa con arrivo ad Alessandria fu una giornata classica per le fughe, con due passi di montagna lontani dall'arrivo, e il copione fu seguito. Tuttavia, negli anni 80 non era come oggi, dove le fughe sono consentite ai corridori dell'Eolo Cometa e del team Corratec. In questo caso, i veri lupi scapparono e si formò un gruppo di 15 corridori pericolosi, come Emanuele Bombini, Rudy Pevenage, Juan Fernandez e Franco Chioccioli. Tuttavia, la fuga è stata assolutamente irregolare. Oltre ai già citati Bombini e Pevenage, la squadra del Tongo, che aveva fallito con un Saronni senza accuse di doping al pari di Moser, aveva nella fuga l'italiano Sergio Santimaria. Dato che anche Bombini è un uomo veloce, era improbabile che la decisione andasse contro la squadra del Tongo. Con una strategia di base, hanno mandato Santimaria in testa a 15 km dall'arrivo e nessuno è riuscito a prenderlo. Questa è stata la migliore vittoria della sua carriera, ma tutti stavano già pensando alla cronometro del giorno successivo. Si trattava di un tappeto rosso per Moser, 38 km completamente pianeggianti, ma attenzione, a Milano, perché in quelle edizioni del Giro, praticamente ogni anno la corsa terminava in una città diversa, e non sempre nella ricca città del Duomo. Se c'era qualche dubbio sul vantaggio medico e tecnologico di Francesco Moser rispetto ai suoi rivali, è stato lui stesso a dissiparlo con una nuova esibizione. Nonostante abbia subito una foratura a 9 km dall'arrivo e abbia dovuto cambiare la sua bici da record dell'ora con una tradizionale, il corridore sponsorizzato dall'azienda di gelati ha vinto con 53 secondi di vantaggio sul compagno di cronometro Vicentini e 1 minuto e 28 secondi su Fignon. Fortunatamente per questi rivali, almeno non c'erano abbuoni a cronometro, perché in tutta onestà, era l'unica cosa che mancava a Torrani per dare a Moser la maglia rosa prima della partenza. Moser aveva già 1 minuto e 3 secondi di vantaggio su Vicentini e 2 minuti e 7 secondi su Fignon Argentin. E c'era ancora un'altra cronometro l'ultimo giorno a Verona. Avrebbero avuto almeno la possibilità di attaccarlo sullo Stelvio? Le Alpi arrivarono il 16° giorno, ma più che di Alpi si trattava di una scalata ai passi più leggeri della catena montuosa costiera catalana. Torrani ha ingannato i tifosi con un arrivo a Bardonecchia, il luogo leggendario dove Eddy Merckx e José Manuel Fuentes si affrontarono nel Giro d'Italia del 1972, ma senza il temibile Monte Iafferau e nemmeno con il Sestrieres, solo con una salita di 40 km totalmente pianeggiante con una pendenza media del 3%. Una vera vergogna venduta come tappone di montagna dagli organizzatori. A 26 km dall'arrivo, il sempre combattivo Fignon ha sferrato il suo primo attacco,
Ma il Del Tongo di Saronni, acquistato da Moser, ha lavorato per ridurre il vantaggio del francese di 20 secondi. Data la mancanza di durezza, il gruppo ha raggiunto il traguardo quasi insieme, fino a quando un gruppo di diversi corridori pericolosi per la vittoria di tappa ha attaccato. Tra questi, il vincitore della giornata, ancora una volta il norvegese Pedersen, che ha fatto una straordinaria fuga davanti all'italiano Alfredo Chinetti e all'olandese Van der Velde, che era uscito dal gruppo nell'ultimo chilometro. Moser sorrideva ancora perché nessuno gli aveva tolto un solo secondo e i giorni continuavano a passare. Infatti, il giorno successivo si è svolta un'altra tappa completamente pianeggiante e molto lunga, di 260 km con arrivo a Lecco. I giorni senza difficoltà di montagna erano estremamente lunghi e quelli difficili erano molto brevi, un modo per ingannare lo spettatore con il numero di chilometri finali. Almeno questa tappa aveva un muro finale, non troppo duro, ma che impediva di essere un arrivo per i velocisti puri. A 2 chilometri dall'arrivo, l'italiano Pierangelo Bincoletto della Metauro è saltato insieme allo svizzero Jürg Brugmann della Malvoré, in modo molto intelligente. Lo svizzero ha sfruttato il lavoro del modesto italiano per attaccare negli ultimi metri e vincere su a caccio da Silva e Van der Velde. Fu una svolta ideale per gli svizzeri, che si stavano dilettando brillantemente con il doping professionale, ma che Moreno Argentin non gradì affatto. Al traguardo, dichiarò di essere stufo dei Del Tongo, degli Atala e persino degli Alfa Lum, che lavoravano per Moser in cambio di alcuni vini della sua cantina. Ma la vera mafia di Moser sarebbe stata svelata la mattina seguente. La 18ª tappa fu senza dubbio la giornata regina del giro. Doveva essere scalata la leggendaria cima dello Stelvio, 21 km con una pendenza media del 7% e un'altitudine di oltre 2700 metri. Un vero e proprio colosso sul quale Laurent Fignon era pienamente preparato ad attaccare. Nella sua biografia racconta di aver addirittura deciso con Guimard quando e dove attaccare e, naturalmente, il dottor Sainz aveva preparato il ciclista con gli occhiali e lo sputo, come abbiamo visto settimane dopo al Tour de France. Tuttavia, l'organizzazione guidata da Torrani, sfruttando i suoi contatti con le autorità locali, ha letteralmente inventato l'esistenza della neve e delle condizioni estreme sulla popolare montagna alpina. È riuscito a convincere l'ente nazionale per le strade a parlare di neve e persino di rischio valanghe, a patto che i ciclisti non passassero di lì. Tuttavia, non solo non nevicava, ma era addirittura una giornata di sole, senza neve sui fossati dei giorni precedenti e con la strada in perfette condizioni per i ciclisti. È stato uno scandalo vergognoso, una delle più grandi frodi sportive della storia dello sport, in cui centinaia di persone sarebbero state ritenute penalmente responsabili in un paese decente, ma ho amici, in Italia, e negli anni Ottanta, con una mafia potente, non è successo assolutamente nulla. La RAI non ha mostrato le immagini della vetta, anche se i giornalisti francesi sono riusciti a fotografare il luogo in pieno sole. Semplicemente sostituirono lo Stelvio con due ridicoli passi di montagna, il Tonale, lungo 30 km ma con una pendenza media del 4%, e la Pallade, 28 km con una pendenza media del 3%. Una vera e propria fregatura e, anche se erano molto più vicini al traguardo, la mancanza di durezza rendeva del tutto impossibile fare una grande differenza per Moser. Ma Moser non ha goduto solo dei favori dell'organizzazione. In questa 18ª tappa, dopo diversi attacchi da parte di corridori come Faustino Ruperez e Bruno Leali, al chilometro 138 Laurent Fignon attaccò con grande forza e Vicentini e lo svizzero Brau fuggirono con lui. A 4 km dalla vetta del Tonale, il trio aveva un vantaggio di 30 secondi su Moser, che dimostrava di non essere certo uno scalatore, nonostante lo spettacolo del Blockhaus e il suo tremendo doping. Ma a quel punto, una legione di veicoli e biciclette, molti dei quali dell'organizzazione stessa, si è mossa davanti al gruppo di Moser, trascinandolo facilmente verso Fignon e Vicentini. È difficile non ridere per l'imbarazzo di queste azioni, che vanno contro i principi fondamentali dello sport, ma amici miei, è questo che mi spinge a continuare a caricare video per voi. Nel Tonale, diversi corridori sono scappati con poco pericolo per la classifica generale, tra cui ancora Pedersen, lo spagnolo Alberto Fernandez o l'italiano Bruno Leali. Il corridore della Carrera si stacca a 1 chilometro dalla vetta e va in fuga conquistando la vittoria di tappa, senza alcun cambiamento nella classifica generale. Non abbiamo le immagini, ma Roberto Vicentini ha affrontato l'organizzatore Torrani per aver permesso l'episodio dei veicoli e di Moser. Ma il vecchio mafioso lo ha deriso e gli ha dato del perdente, dando il via a un circo che avrebbe avuto un esito epico.
In effetti, il penultimo giorno di montagna è stato uno scherzo assoluto. Solo 74 km e la salita di Selva di Val Gardena, non esattamente il passo più difficile d'Italia. Solo 3 km all'inizio della salita con pendenze del 9% hanno rappresentato la difficoltà di quell'ascesa, ma i successivi 12 km al 4% l'hanno resa poco attraente per gli scalatori. A 17 km dall'arrivo, quasi ai piedi del passo, lo scalatore spagnolo Marino Leiarreta ha attaccato, con Bitbro e un coraggioso Laurent Fignon alla sua ruota. Il giovane francese non aveva le palle per affrontare un'organizzazione mafiosa, ma aveva le palle per attaccare sulla strada. Tuttavia, quel giorno il ciclista basco era totalmente ispirato e dopo 4 km aveva staccato i due compagni di fuga. A questo punto, Leiarreta aveva 16 secondi di vantaggio sul duo franco-svizzero e 39 secondi sul gruppo di Moser, dove, curiosamente, non compariva Vicentini. Il motivo, che non è stato ripreso dalle telecamere, è che è sceso dalla bici per attaccare alcuni imbranati che lo stavano insultando nei fossi e ha persino minacciato di abbandonare la corsa. È stata una performance che si addice a un bambino piccolo, perché chi avrebbe dovuto colpire era Torrani quando lo prendeva in giro, non dei topi che cercavano solo attenzione e soldi facili. Ha discusso con il suo direttore Davide Bofava e al traguardo è arrivato a 13 minuti dal vincitore, affermando che avrebbe lasciato il ciclismo professionistico, mentendo spudoratamente. A 5 km dall'arrivo, la catena della bicicletta di Fignon si è staccata. L'organizzazione ha impedito a Guimard di assistere rapidamente il suo corridore ed è stato raggiunto dal gruppo di Moser, trainato da alcuni mercenari al soldo del GIS Gelati. Nonostante tutto, Fignon non si è arreso e ha attaccato a 2 km dall'arrivo e Moser ha iniziato a soffrire. Leiarreta è arrivato al traguardo come vincitore, con oltre un minuto di vantaggio su Fignon, Argentina e altri scalatori come il vecchio Van Impe o Baronchelli. Moser fa molta fatica negli ultimi 2 km, mentre il giovane Michele Ferrari presta attenzione alla debolezza del veterano al suo servizio. Arriva al traguardo con 50 secondi di ritardo da Fignon, ma è ancora il leader con un vantaggio di 1 minuto e 3 secondi sul francese e una sola giornata di montagna, davanti a sé. Il medico italiano ha dichiarato dopo la tappa di aver tratto 3 conclusioni, la prima che Moser era in ottime condizioni fisiche. La seconda che doveva continuare ad affrontare le salite in modo difensivo per evitare problemi e la terza che Vicentini era già stato destabilizzato dalla cronometro di Milano grazie alle manovre del suo corridore. Il tappone dolomitico, per usare un eufemismo, costituiva la 20ª tappa con arrivo ad Arabba dopo 169 km in cui gli ultimi 60 km erano montuosi, ma senza passaggi veramente impegnativi. Campolongo, che sarebbe stato scalato 2 volte, Pordoi, Sella e Gardena costituivano il menù della giornata. Passi con percentuali non superiori al 7% e lunghezze comprese tra i 5 km del Sella e quasi 10 km del Pordoi. Almeno se c'era un'altitudine superiore ai 2200 metri e se si trattava di un terreno dove poter attaccare. Ma la domanda è, riusciranno gli scalatori ad avere un distacco sufficiente da Moser, che ha ancora una cronometro nell'ultima giornata? Laurent Fignon non ha voluto nemmeno porsi questa domanda e sulle rampe più dure del Pordoi, a 47 km dall'arrivo, ha lanciato un attacco in compagnia di Leiarreta, Van der Velde e Beccia, tutti ben piazzati nella classifica generale. Tuttavia, lo spagnolo ha risentito degli eccessi del giorno precedente ed è rimasto indietro, intrappolato dal gruppetto di Moser. In vetta, Fignon e Van der Velde avevano già 58 secondi di vantaggio sul gruppo di Moser e il lavoro tra i due stava dando i suoi frutti. Al passo Sella, il distacco è salito a 1 minuto e mezzo e al Gardena a 1 minuto e 43 secondi. Al secondo passaggio per Campolongo, Van der Velde ha detto bastasse Gia e un imponente Fignon gli ha lasciato la ruota per andare dritto al traguardo. Moser era completamente esausto e, nonostante il dottor Ferrari gli abbia cantato dall'auto GIS, basta un solo dopatori, per far confusione, fuori e dentro di te, è rimasto indietro rispetto al gruppo. Il francese dai capelli biondi ha ottenuto la sua prima grande vittoria della stagione e, ovviamente, altri 20 secondi di bonus vittoria. Quando Moser è arrivato a 2 minuti e 19 secondi, il distacco è salito a 2 minuti e 39 secondi, ma il vergognoso circo degli organizzatori non è finito. Fignon è stato penalizzato di 10 secondi per un presunto ristoro irregolare che non c'è stato, mentre per compensare, Moser è stato penalizzato di 5 secondi per essere stato spinto sulla salita. Naturalmente ha recuperato molti più secondi, ma non ha fatto alcuna differenza con la mafia di mezzo.
Lo sceriffo ha così perso 1 minuto e 31 secondi nei confronti della nuova maglia rosa, che aveva guadagnato 1 minuto e 28 secondi nella cronometro di Milano. Ma nonostante ciò, avrebbe ricevuto un ultimo aiuto definitivo. Prima di ciò, si doveva svolgere l'ultima giornata in linea, con un percorso simile a quello che si sarebbe svolto ai campionati del mondo dell'anno successivo nei dintorni di Treviso. Argentin ci ha provato da lontano, ma è stato raggiunto dal gruppo e l'arrivo sarebbe stato deciso da uno sprint. Urs Fröhler era rimasto indietro, quindi ci fu la classica battaglia del giorno per vedere chi avrebbe vinto la tappa. Francesco Moser, completamente libero, ha lanciato lo sprint, ma da dietro Guido Bontempi lo stava spingendo, forse con il ricordo di Vicentini. Fignon si è spaventato e non ha partecipato, il che ha aiutato Moser a ottenere altri 10 secondi di bonus con il suo terzo posto finale, dopo la vittoria di Bontempi. Ora l'italiano era a 1 minuto e 21 secondi da Fignon e il momento che stava aspettando era arrivato. Sì, il giorno decisivo era arrivato. La cronometro di Verona, città in cui si è concluso il giro, era di nuovo pianeggiante, anche se più lunga di 4 km rispetto a quella di Milano, per una distanza di 42 km. Si trattava di un percorso con molti rettilinei, perfetto per un uomo potente come Moser che aveva l'esclusiva dei progressi tecnologici e medici che i suoi rivali non avevano. Ma aveva anche un alleato inaspettato. Se i poteri che il dottor Ferrari gli ha dato per le ultime 2 tappe non fossero stati sufficienti, l'organizzazione ha preparato un elicottero per distruggere la cronometro del francese della Renault. Con la scusa di ottenere migliori riprese televisive della maglia rosa, l'elicottero ha volato molto basso, causando turbolenze che hanno mandato un vento molto forte, bloccando i progressi del francese. Secondo le parole di Fignon, l'elicottero stava letteralmente stirando il pettorale attaccato alla sua maglia rosa, l'ultimo imbarazzo perpetrato da Torrani per il trionfo del suo ciclista preferito. Va anche detto che Moser, nonostante sembrasse estremamente stanco 2 giorni fa, quel pomeriggio ha corso la migliore cronometro della sua carriera. Ha corso a una spettacolare velocità di 51 km all'ora e ha raggiunto distanze siderali con i suoi avversari. Fignon è arrivato secondo nella tappa, ma con un ritardo di 2 minuti e 24 secondi dal nuovo campione del Giro d'Italia. Moser ha vinto la corsa rosa con 1 minuto e 3 secondi di vantaggio sul francese e 4 minuti e 26 secondi sul sorprendente Moreno Argentin. Molti sostengono che Fignon abbia perso il giro in quella tappa del Blockhaus, ma a dire il vero gli organizzatori avrebbero fatto di tutto, anche buttare giù il francese dalla bici, per far vincere Moser. Torrani salì sul podio e festeggiò con lo sceriffo gelato e champagne. Fortunatamente, l'anno successivo, il tasso arrivò per chiarire a quegli italiani che era già un mafioso, ma il modo in cui umiliò Moser è un'altra storia che ti racconteremo se ti abbonerai e lascerai un commento, indicando cosa ne pensi di questo giro. Ci vediamo al prossimo!